Buongiornissimo, come vedete io appena c'è il sole, ragazzi, mi sono svegliata, ho fatto un super piegone, mi sono già truccata, mi sono già tutta preparata. Ecco. Oh, non ne posso più. Comunque, trapani a parte, qua stanno trapanando sotto, casa ci siamo quasi, mancano alcune cose del mio bagno e manca la cameretta del bambino che stiamo preparando insieme a tutti i vestitini, eccetera. Io non so se In mi questi giorni di sentite. pioggia e grigio, Giulia Salemi ha scelto di indossare il suo pigiama, trovando conforto nel calore della sua casa. Al settimo mese di gravidanza, le giornate uggiose le portano una certa malinconia, spingendola a rifugiarsi tra le mura domestiche, avvolta in pantofole e coperte. Con l'avvicinarsi dell'inverno, Giulia ha preferito evitare il freddo, dedicandosi a momenti di relax e tranquillità. Tuttavia, oggi la situazione è cambiata. Il sole splende su Milano e Giulia decide di cogliere l'opportunità per prendersi cura di sé. Con un raggio di sole che illumina la stanza, si prepara, si veste con gusto e si trucca, desiderando sentirsi bella e radiosa. Oltre a coccolarsi, approfitta della giornata serena per portare a termine alcune faccende domestiche che aveva trascurato negli ultimi giorni. Nonostante le sfide della gravidanza e il desiderio di rimanere a casa, Giulia non ha mai mancato agli eventi a cui aveva promesso di partecipare. La sua determinazione e il suo spirito proattivo dimostrano che, anche nei momenti di vulnerabilità, è possibile trovare la forza di rimanere attive e impegnate. Siamo quasi, mancano alcune cose del mio bagno e manca la cameretta.